Oggi parliamo di vite passate. Quanti tra noi desiderano saperne di più, capire cosa accadde, cosa mi sta oggi condizionando in questa vita? Beh, oggi con questo video di risposta, dove io rispondo a Flavia, parleremo del perché il nostro cervellino, diciamo così, il nostro inconscio, ci tutela e ci dice: è meglio che tu non sappia più di tanto, è meglio che tu non porti troppo alla coscienza la tua conoscenza relativa alle vite passate. Nel frattempo vi ricordo che lunedì alle 21 c'è la mia live, come tutti i lunedì, e quindi vi aspettiamo numerosi. Però vediamo il tutto dopo la sigla. Flavia scrive un commento sotto al video "Siamo dentro ad un sogno" e lo esprime in una righetta praticamente, e dice: domanda al volo che non c'entra con il video, dice lei. Come possiamo ricordare sprazzi di vite passate senza spaventarci? Grazie Fabio, se un giorno anche lontanissimo risponderai. Beh, questo, diciamo, questo commento risale alla metà di novembre, quindi è passato un mese, ma ci siamo. Ebbene, la prima cosa che ci deve stare in noi per riuscire ad avere, diciamo così, un contatto con le vite passate è avere un certo, chiamiamolo, presupposto, un elemento buono in genealogia. Mi spiego. Dio, come sapete, è associato principalmente al padre, al nostro di padre, al padre di nostro padre, di nostra madre, e via dicendo, fino ad arrivare, c'è chi afferma con convinzione, a 7 generazioni. Ora, accontentiamoci delle prime 2-3 generazioni. Questo papà genealogico, come lo chiamo spesso, rappresenta Dio, però noi non ce ne rendiamo conto. E più spesso, e molto spesso, ho detto, se i padri muoiono presto in genealogia, o emigrano, o sono assenti di loro, o fanno altra famiglia, viene visto male dai discendenti, viene visto come i padri sono poco affidabili, quindi Dio di conseguenza a livello profondo, diciamo che è poco affidabile e diminuisce in modo talvolta anche forte la connessione profonda che noi abbiamo con Dio. Siccome c'è sempre Dio di mezzo tra un'incarnazione e l'altra, questa cosa ci, diciamo, ci rende più difficile quella che è la connessione con le vite passate, perché sapere un qualcosa di più in realtà ci può diventare molto utile. Un altro elemento fondamentale che molti di voi già hanno sicuramente preso in considerazione è come siamo morti nelle vite passate rispetto alle capacità, diciamo così, paranormali, l'alchimia in noi, come alchimista intendo, quindi il potere dell'alchimista, come è andata a finire? Beh, sappiamo che in periodi storici non proprio molto lontani c'è chi, proprio per la propria conoscenza e capacità, veniva ucciso a rogo. E queste memorie, siccome il tempo nell'inconscio non esiste, sono tuttora vive e tuttora pulsano, creando la paura. Quindi immagina che cosa accade dentro te se in una vita precedente se hai fatto una fine, diciamo così, un po' brutta per la tua conoscenza, elevatura spirituale, che poi può essere di vario genere, puoi essere stato anche un monaco cattolico ucciso perché eri andato a occupare la terra di altri, quindi essere, appartenere meglio ad un credo spirituale e spiritualmente riconosciuto nel sociale può procurare la morte. Quindi esiste un freno, l'inconscio dice: meglio che tu non indaghi troppo, meglio che tu non ti elevi troppo, del tipo non trovi il libro giusto al momento giusto, perché potresti morire di nuovo. In realtà non morirebbe nessuno, ma è bene conoscere questi meccanismi. Oggi vi voglio dare 2 soluzioni. In realtà le potete applicare tutte e 2. La prima si tratta di recitare sostanzialmente un mantra, una frase, lo potete recitare per un numero di volte che voi volete, cioè non cercate sempre
lo dico come consiglio, che io vi dica il numero esatto, la frequenza esatta, fate che la cosa diventi in base al vostro sentire, ecco, quando è il momento di dire basta, è sufficiente. Ebbene, la prima cosa che dovreste fare è rivolgervi alla parte più profonda di voi, che per chi legge Crayon, questa famiglia meravigliosa di angeli canalizzata da Lee Carroll, chiama sé superiore. Ebbene, ora vi dico quale frase dovreste ripetere di tanto in tanto. La parte finale vi dirò poi che va ripetuta 3 volte, ma ci arriviamo. La leggo. Caro sé superiore, chiedo di superare ora per sempre la paura della sacra conoscenza, di rendere inattive le memorie che mi ostacolano. Io ora mi avvicino alla me evoluta o evoluto, alla mia vera realtà, con coraggio e fiducia. Tutta la conoscenza sia disponibile per me e per sempre. Chiedo che tutto questo si compia nel nome della vittoria. Quest'ultima frase, chiedo che tutto questo si compia nel nome della vittoria, andrebbe ripetuta 3 volte, perché il 3 è il numero della attivazione verso il cambiamento. Altra soluzione che vi consiglio è prendere 3 bamboccetti. La cosa è semplice, potete prendere anche dei Playmobil di plastica, non che dobbiamo fare chissà che. Se hai elementi per dire che quel padre morì presto, abbandonò la moglie o la compagna che fosse proprio quando era incinta, o se ne morì quando era incinta, insomma, in base alle vicende tue genealogiche puoi scegliere una triade, cioè papà, mamma e eventuali figli, figlio, e metterci dietro un'etichettina con il relativo nome, altrimenti lavora in forma generica, dico io. Dietro al padre scriverai padre, dietro alla madre madre, e figlio o figli, se ce ne sono, figlio 1, figlio 2, figlio 3, se ce ne sono stati più di uno che è rimasto orfano, una volta facevano tanti figli, si dice. Ebbene, in quel mentre, per, beh, qui ve la do, l'ideale sarebbe 30 giorni, pensate, o 19, rispettando altri principi numerologici, il numero delle volte che voi dovreste, perdonate, il numero di giorni che dovreste, dove dovreste alimentare questi pupazzetti, questi bambocci. Già ve l'ho insegnata questa pratica, prima di tutto dovreste mettere una lampada sopra a questi 3 pupazzetti o più che sono, far sì che si guardino l'un l'altro, questo è molto importante, si devono scegliere. E tutte le sere ad ognuno di loro mettete una goccina di miele, proprio una goccina impercettibile. Dopodiché recitate una frase che adesso io vi vado leggendo. La frase è la seguente: cari bambini, cara mamma, ora siete al sicuro, protetti dal clan e riconosciuti nel vostro valore dal mio, qui andrebbe il nome, papà, ora e per sempre. Cioè, questo caso è se voi foste i figli lì rappresentati con un pupazzetto. Nel caso in cui si trattasse, si diceva, di un padre generico, di una storia così in generale, diciamo così, rappresentata, potreste semplicemente dire: cari bambini o bambino che sia, cara mamma, ora siete al sicuro, protetti dal clan e riconosciuti nel vostro valore dall'avo, dal vostro avo papà, diciamo così, ora e per sempre. Perché questo? Perché noi dobbiamo far sentire la madre e i figli protetti, che la protezione è, diciamo così, una garanzia che deve dare il padre, ma se questo è venuto meno, noi lo rimpiazziamo con il Playmobil, per fare l'esempio, e diciamo: guardate che adesso siete protetti, perché l'avo papà c'è. Ebbene, ora qui sotto riporta la tua idea tra i commenti di come la vedi rispetto alle vite passate. Cosa potresti essere stata o stato nelle tue vite passate? Perché può diventare interessante per tutti. Bene, come sempre vi invito a mettere un bellissimo like a questo video ed iscrivervi al canale di YouTube, per chi mi segue da YouTube, cliccando sulla campanellina, così vi arrivano le notifiche tempestivamente.
Inoltre ricordo che qui sopra da Facebook e qui sotto da YouTube ci sono tre link. L'ultimo di questi vi rimanda alla pagina del mio sito dedicata, come vedete, al calendario delle live e comunque a dei commenti che voi inserite e i titoli dei i temi trattati. Il primo link invece, come vedete, vi rimanda alla pagina del mio sito dedicata alle sessioni private. Voglio essere un po' così, voglio essere corretto nei vostri confronti, siccome una persona recentemente ha detto: oddio, ma quanto sapevo prima che dovevo aspettare tanto tempo. Sappiate che sono immerso da sessioni, ho 2 mesi di calendario colmo e tra l'altro io sarò fermo solo Santo Stefano, Natale, il primo e l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno, quindi voglio dire è proprio pieno, quindi non ve la dovete prendere se la vostra volontà è fare una sessione, se dovete aspettare. Comunque il primissimo modulo vi permette di avere maggiori informazioni ed eventualmente fissare un giorno, un'ora con la mia collaboratrice per una sessione di sblocco sui vari ambiti della vita, sentimentale, lavorativo, rapporto con i figli, lavoro. Il modulo 2 invece, prima dovreste fare una sessione di sblocco, per il modulo 2 potete fare richiesta comunque di un ciclo, del ciclo di sessioni private, di nuovo, dedicate all'attivazione della chiaroveggenza. Il secondo link invece vi permette di accedere, come potete vedere, alla pagina del sito dove ci sono i miei videocorsi completi, come diciamo essere dal vivo, perché sono stato registrato dal vivo, metà schermata, come vedete, ci sono le slide e l'altra metà ci sono io che parlo, c'è il corso di lettura della matrice interessantissimo e il corso di numerologia. Bene, sapete anche che è semplice il procedimento, vi arriverà un link, cliccate, vi si aprono tutta una serie di link numerati progressivamente ed è come andare su YouTube in sostanza, è facilissimo. Avete le dispense stampabili, integralmente stampabili, sono delle dispensine, e potete guardarvelo dal cellulare, dal computer, dal tablet, da dove volete voi e come faccio sempre vedere anche dal letto, volendo, con i vostri tempi. E tornare indietro, cosa che non si può fare nei seminari, diciamo quelli proprio dal vivo. Bene, vi ringrazio tantissimo, come sempre, di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.